Massimo Olivetti, candidato del centrodestra e avvocato, il nuovo sindaco di Senigallia. Olivetti, sostenuto da Fratelli d'Italia, La Civica, Forza Italia e Lega, è stato eletto al ballottaggio con il 51,08% dei voti, pari a 10.213 preferenze. Alla chiusura delle urne è iniziato subito lo spoglio delle schede, che è stato seguito in tempo reale dal comune di Senigallia. Lo sfidante medico ed ex consigliere regionale Fabrizio Volpini, del centro-sinistra, si è fermato al 48,92% con un totale di 9.780 voti. Un risultato dunque inaspettato per il nuovo sindaco Olivetti. All'inizio della partita assolutamente no, perché noi eravamo l'ultima delle coalizioni che si erano formate. E poi mano a mano che eravamo in mezzo alla gente avevamo questo sentore, ma non ci credevamo. Senigallia ha una tradizione che certamente fino ad oggi aveva premiato una certa parte politica. E oggi siamo molto contenti. Dunque un ribaltone nel comune di Senigallia, esce la sinistra ed entra la destra. Chiari i motivi del neosindaco del perché di questo cambiamento. Credo perché i senigallesi mancasse l'ascolto, cioè sono stati poco ascoltati negli ultimi anni e sentivano questa necessità. Era questo che si percepiva in tutti gli incontri che facevamo. Ben delineati anche i prossimi obiettivi e progetti della nuova amministrazione. I primi intendimenti sono quelli di riandare in mezzo alla gente, ascoltare e concordare con loro e anche con tutti i consiglieri comunali. La nostra non sarà una politica fatta in modo, non saremo un clan, non saremo un gruppo ristretto, ma sarà una politica aperta a tutti e questa è una filosofia che ci ha sempre contraddistinto. Dopo alcuni minuti dell'arrivo di Olivetti, il neo sindaco ha incontrato brevemente l'ex sindaco e candidato alla presidenza della Regione Marche, Maurizio Mangialardi, che si è complimentato per i voti ricevuti e gli ha augurato un buon lavoro. Domani invece il passaggio ufficiale della fascia tricolore.